No, non hai sbagliato sito. Questa è proprio Radio Bau. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bau. Ieri sono stato a Verona di fronte all'Aptuit ex Glaxo, il centro sperimentale dove purtroppo sono ospitati 32 beagle che sono stati importati appunto per la sperimentazione sugli animali. È stata una giornata molto lunga, un po' faticosa, perché abbiamo incontrato diverse persone che sono determinanti in questa lotta contro la vivisezione. Naturalmente c'era la nostra amica Susanna Chiesa, la presidente di Freccia 45, abbiamo incontrato Fabio Saino, che sta davanti alla Glaxo appunto da diversi giorni in segno di protesta, abbiamo incontrato il consigliere Vittorio Di Dio e abbiamo anche incontrato una persona importante, Giorgio Tremante. Tutto riassunto in un pochettino di filmato che mi fa piacere condividere con voi. Susanna Chiesa, presidente di Freccia 45, siamo davanti al centro di ricerca Aptuit, ex Glaxo, ex perché appunto Glaxo ha ceduto tutto il centro di ricerca a questa società americana. Siamo qui davanti per protestare contro l'arrivo dei 32 beagle già arrivati, già sdoganati in Italia e all'interno di questo centro, insieme a tantissimi altri animali utilizzati per la sperimentazione. Siamo con il consigliere Vittorio Di Dio. La vedo con una faccia un po' perplessa. Come ci si sente a stare qua davanti e pensare che dentro tutti i giorni vengono sacrificati e torturati tanti animali come questi? Beh, sapere che tutti i giorni vengono sacrificati gli animali e torturati non fa certamente stare bene. Sapere che in Italia solamente ogni anno vengono uccisi 500-600 cani, solamente cagnolini, questo sicuramente è un dato allucinante. Ma è allucinante non solo perché siamo nel 2013, ma perché è inutile, è un dato inutile, perché tutto quello che si fa, tutto quello che fanno, si potrebbe fare tranquillamente in laboratorio senza utilizzare animali di alcun genere. E chiaramente invece, sapendo che ancora oggi si fanno soffrire gli animali e si fanno patire questi poveri cagnolini, ma non solo, attraverso delle pratiche barbare, inumane, senza alcun sentimento umano, è chiaro, non fa star bene. Noi in Consiglio Comunale la settimana scorsa abbiamo sottoscritto una mozione del collega del consigliere Ciro Maschio, che ha presentato il consigliere Ciro Maschio, l'abbiamo sottoscritta in più di metà del Consiglio Comunale. In questa mozione chiediamo innanzitutto che questi 32 beagle che sono presenti, che ci dicono essere presenti in questa struttura di Verona, vengano liberati e dati alle famiglie che vogliono bene, adottati, alle famiglie che vogliono bene agli animali, prima di tutto. E seconda cosa, chiediamo con questa mozione di interrompere queste pratiche inumane, disumane, barbare, e che poi portano alla vivisezione, eccetera, e di normalizzare, mettiamola così, e di normalizzare la situazione che da qualche giorno si è generata appunto con la presenza di questi beagle all'interno della struttura Glaxo. Non vogliamo essere d'intralcio, non vogliamo assolutamente contrapporci a quelle che sono le legittime iniziative di una società, di un'azienda, però questo deve avere ovviamente un limite. Non si può superare il limite dell'umanità, non si può superare il limite che ci spinge ad andare appunto con queste pratiche barbare contro gli animali. Questo non è possibile, ci sono dei trattati che sono stati sottoscritti, primo fra tutti quello di Lisbona, e insomma gli animali hanno la loro dignità, devono essere trattati bene, devono essere trattati come gli uomini devono trattare gli altri esseri senzienti, come gli animali appunto. Vorremmo più persone come il nostro consigliere Di Dio, e adesso vi facciamo conoscere altre persone che sono qua davanti, molto importanti, hanno delle cose che magari potrebbe piacervi sentire. Mi chiamo Fabio Saino, sono il delegato della sezione Novara di Freccia 45. Sono venuto qua di corsa nella giornata di lunedì perché la sera prima, domenica, abbiamo avuto una segnalazione dell'arrivo di 32 beagle.
Allora sono venuto qua, ho chiesto i permessi, sono stato anche fortunato perché la questura me li ha dati nell'immediato, subito nel giorno dopo, quindi è da martedì che ho iniziato questo presidio. Stiamo chiedendo in tutti i modi che questi 32 beagle ci vengano dati. Chiediamo che non arrivino più ulteriori animali, visto che loro hanno dichiarato più volte che se possono sperimentazione non ne fanno. Quindi ci devono anche dire perché sono arrivati questi 32 beagle, e sappiamo che fanno sperimentazione senza anestesia, quindi vengono recise le corde vocali e questo proprio non ci va giù. E stiamo presidiando da giorni, io devo ringraziare la città perché la città mi ha dato una bellissima accoglienza, le forze dell'ordine ci hanno dato tutto quello che abbiamo chiesto. I ragazzi che vengono qui a sostenermi sono bravissimi, mi danno un appoggio che non avevo mai trovato finora. Quindi io adesso chiedo, continuo a chiedere, e da qui non me ne andrò fino a quando otterrò quello che sto chiedendo. Noi vogliamo questi 32 beagle. Se non ce li date, noi da qua non ce ne andiamo più. Quindi vedete voi che cosa volete fare. Okay. Avevamo detto che avremmo incontrato delle persone che avevano qualcosa da dire contro la vivisezione, e sicuramente Giorgio Tremante, il signore a fianco a me, ha veramente più di una cosa da dire. I test sugli animali sono inutili, sono falsati soprattutto da tutto questo mondo che viene tenuto in piedi esclusivamente per mandare avanti delle catene come questa della Glaxo Uptweet. Mi dicono che devo dire tutti e due i nomi per motivi fiscali, io quindi lo farò. Giorgio Tremante, i test sugli animali sono inutili, apriamo questo triste file, mi spiace di doverlo fare con lei, ma sono felice che l'abbia fatto con noi. Ci racconti che cosa è successo qualche anno fa? Dunque, qualche anno fa io ho denunciato la GlaxoSmithKline perché stava commercializzando, e ancora attualmente lo sta facendo, un vaccino contenente prodotti transgenici, quando questo è assolutamente vietato dalla legge. Però è una lotta che è costata delle vite. Questa lotta è costata a me personalmente due figli, il primo morto a 6 anni e il secondo morto a 4 anni. Il terzo, gemello monoovulare di quello deceduto a 4 anni, è vivo perché sono riuscito a strapparlo dalle mani dei medici, che lo volevano morto a tutti i costi, proprio per chiudere ermeticamente il caso. Cioè, volevo dire che mio figlio doveva morire perché non si doveva sapere che i vaccini producono malattia e morte. Questa battaglia io la conduco per dimostrare alla gente quanto male possano fare le case farmaceutiche e soprattutto i vaccini, chiaramente. Non voglio togliere diciamo anche un po' di vantaggio a quello che l'industria farmaceutica sta facendo, però da quando l'industria farmaceutica si è abbinata all'industria chimica, questo è il danno più grave che l'industria ha fatto all'umanità, perché l'uomo non è un qualcosa di chimico, anzi è chimicamente naturale, per cui artefare la natura con degli additivi chimici, questo è significativamente negativo. Io direi che dopo le parole di Giorgio io non ne ho più, non so voi, forse sarebbe ora di fermare la vivisezione. Grazie. Grazie. Bravo.